Interventi per mitigare gli allagamenti. A Nola, un sopralluogo nel cantiere di Via dei Cipressi, ha messo in luce i progressi del progetto di completamento delle reti fognarie nell'area nolana, finanziato dal PNRR. I lavori in corso comprendono la posa di un nuovo tratto di rete fognaria di circa 130 metri in via Ugo Foscolo. In aggiunta sono già avviate le operazioni in prossimità del cimitero, dove verranno sostituiti i collettori fognari esistenti con condotte di maggior diametro, atte a prevenire i frequenti allagamenti. Particolarmente importante la realizzazione di due vasche di sollevamento e uno scaricatore di piena che permetteranno un migliore smaltimento delle acque meteoriche. L'investimento complessivo si aggira attorno ai 7 milioni di euro e mira a ridurre i problemi idraulici e migliorare la qualità ambientale. Presente a sopralluogo anche alcuni cittadini che hanno avuto modo di confrontarsi con le istituzioni, segnalando le criticità che attanagliano l'area. Il collettore principale è fatto con in calcestruzzo all'inglese. Abbiamo illustrato un progetto, i cittadini lo hanno compreso e hanno dato dei suggerimenti molto utili che adesso i tecnici dovranno valutare. La novità di questo dialogo si aggiunge anche all'altro fatto importante, che il collettamento delle fogne, avere dei collettori con diametro adeguato, consente in presenza di grandi piogge di evitare le esondazioni. Finalmente una parte di territorio che soffriva veramente problemi enormi anche di sicurezza urbana vede la luce in fondo al tunnel, un intervento strutturale con le vasche, con l'aumento delle pompe, la pulizia degli alvei, quindi non è un intervento spot, un intervento emergenziale, ma è di sistema. Gli attori sono di primissimo piano, Regione Campania, GORI, EIC, Consorzio di Bonifica, quindi diciamo le risorse stanziate, le competenze, la volontà politica mi sembrano gli ingredienti giusti perché finalmente questo atavico problema venga risolto. Oggi abbiamo inaugurato uno dei tanti cantieri di cui è fatto questo progetto, perché interveniamo non solo nel comune di Nola ma in altri 10 comuni. È un lavoro, diciamo, di medie dimensioni che va a risolvere diversi problemi del territorio dell'area nolana, territorio che è dotato, diciamo, di servizi fognari e depurativi abbastanza ampi, perché, diciamo, basti pensare che in questo territorio il servizio depurazione è completo, però che vive di tante problematiche puntuali che, diciamo, ovviamente interessano diverse parti di queste città. Abbiamo ridotto notevolmente le perdite e oggi addirittura rispetto al dato di un tempo risparmiamo 8 milioni di metri cubi di acqua al giorno. E questo grazie a una serie di interventi capillari che abbiamo fatto in tutta la zona, in tutti i 74 comuni dove siamo impegnati come gestore. Adesso invece stanno partendo questi altri lavori che si concluderanno nell'aprile del 2025 e che impatteranno in maniera estremamente concreta in questo territorio, perché andremo finalmente a risolvere quello che è l'annoso problema degli allagamenti. Pensate a queste artere su cui andiamo a intervenire, sono al centro dell'area nolana. L'area nolana, ricordiamo, non è solo il comune di Nola, è un'area che costa di circa 150-100.000 abitanti che passano su queste strade, e ogni volta che c'era una goccia d'acqua erano bloccate. Però, se vedete, oggi non ci siamo allagati, nonostante abbia piovuto tantissimo, perché già le opere che stiamo facendo sono ottenendo i frutti sperati, ma quest'opera è un'opera straordinaria. Poi sentiamo alcune cose fondamentali. La prima, i fondi PNRR li andiamo a intercettare, quindi siamo stati bravi a raccogliere, e li utilizziamo per fare opere veramente straordinarie, opere che veramente cambiano il volto di un territorio. È un lavoro importante che si accoppia anche a un altro lavoro PNRR che noi stiamo facendo qua, che è quello per azioni per l'acqua, dove recuperiamo 8 milioni di metri cubi al giorno di acqua. Qua stiamo facendo imponenti opere di riduzione delle perdite, di distrettualizzazione, arriveremo a 25 distretti all'interno del comune di Nola, ridurremo pesantemente le perdite al punto tale di recuperare 8 milioni di litri di acqua al giorno. Okay.